Nazionale italiana a rischio stangata dalla FIFA. Sullo sfondo del calcio internazionale, una nuova polemica rischia di abbattersi sulla nazionale italiana, un episodio che potrebbe costare caro agli azzurri. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. La scena si è svolta nello stadio Boczek di Budapest durante la sfida tra Italia e Israele, valida per la Nations League. Qui, un gruppo di tifosi italiani ha deciso di voltare le spalle al campo durante l'esecuzione dell'inno nazionale israeliano, un gesto che ha immediatamente fatto rumore e sollevato polemiche. La protesta, che appare come un chiaro segnale di supporto alla causa palestinese, ha coinvolto alcune decine di sostenitori italiani disseminati nella curva semideserta dello stadio ungherese. Un atto che, sebbene compiuto da pochi, ha catturato l'attenzione dei media internazionali. Il contesto, infatti, era già carico di tensione. La partita, che avrebbe dovuto svolgersi in Israele, è stata spostata a Budapest proprio per garantire la sicurezza e l'assenza di simboli o manifestazioni politiche sugli spalti. Non è la prima volta che la nazionale italiana si trova al centro di polemiche per il comportamento dei propri tifosi. La memoria corre a quanto accaduto a Haifa, prima di una gara di qualificazione ai mondiali del 2018, quando alcuni sostenitori azzurri fecero il saluto romano durante gli inni nazionali, un gesto che provocò una multa di 30.000 franchi svizzeri da parte della FIFA. Anche allora, le immagini fecero il giro del mondo sollevando il dibattito sull'opportunità di utilizzare il calcio come palcoscenico per esprimere posizioni politiche. L'episodio più recente non fa che riaccendere queste discussioni. Quali saranno le conseguenze per l'Italia? La FIFA è già intervenuta in passato per episodi simili e potrebbe decidere di farlo nuovamente, con sanzioni più severe. Ma il vero interrogativo resta un altro. È giusto trasformare il calcio, uno sport che unisce le persone di tutto il mondo, in un teatro per proteste politiche? E tu cosa ne pensi? Dovrebbe il calcio restare puro e separato dalle questioni politiche o è inevitabile che diventi anche un mezzo di espressione per le cause sociali? Diccelo nei commenti!